ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi video haul con i saldi, ma non per me purtroppo, ce ne faremo una ragione, ma per Justin, perché a settembre ora vabbè, arriva la nuova stagione, quindi non avevo più niente, non gli sta praticamente più niente. In vista dell'asilo ho bisogno di tutissime e quindi ho approfittato appunto dei saldi per comprare già qualcosa adesso. Io qui vicino a casa mia ho Original Marines, che è un marchio col quale mi trovo benissimo perché la roba è davvero di qualità e sta facendo degli sconti meravigliosi al 50 e al 70, quindi sono andata, ho svaligiato un attimino perché preferisco appunto comprare quei saldi piuttosto che poi a prezzo pieno a settembre. Cominciamo subito, quindi sacchettone mega. Ti faccio vedere cosa ho comprato, ci ho messo tutto qua. Allora, scontrino alla mano, sperando di capirci qualcosa. Via! Allora, prima tra tutti ho preso ho preso questo completo qua, che ha una tutina troppo troppo carina, con tutti i mostricciattolini. L'ho presa, allora questa qui, il pantalone è fatto così, e poi appunto in coordinato c'era la felpetta, così con la zip e con il cappuccio. Io l'avevo presa in rinvista dell'asilo, appunto, ti dicevo, però poi in realtà mi piacciono così tanto, sono così di qualità, che ho detto, ma perché ora c'è questa novità che negli asili, almeno nel mio, non vogliono il grembiulino, cosa che mi dispiace tanto perché uno mi piaceva il fatto che tutti i bambini fossero uguali, senza distinzioni, no? E poi comunque per il fatto che si sporcava sicuramente meno, perché ovviamente non avendo il grembiulino, tutto quello che mangerà, già me lo metto nella tuta, ma vabbè. E quindi ho preso questa tutina qua ed era scontata al 70%, quindi la felpetta che costava 14,99 in realtà l'ho pagata meno 10,49 euro, quindi sui 4 euro. Il pantalone, anche questo scontato del 70, che invece costava 12,99 euro, l'ho pagato meno 9 euro, quindi tutta la tuta intorno ai 7 euro. Bellissima. E quindi questa era la prima. Stessa tuta, l'ho presa anche in versione grigia perché ripeto, comunque ho bisogno di tanti cambi, quindi l'ho presa anche così e mi piaceva, non lo so, mi faceva simpatia con questi mostricciattolini. Una tuta un po' così comoda da tutti i giorni, perché comunque gli metto spesso le tute a Justin perché non lo so, mi risultano un pochino più comode, ecco, soprattutto perché sono sempre a giocare, a buttarsi per terra, a fare, quindi con la tuta mi piace che sia bello comodo. E mi piace, l'ho presa anche così in grigio, stesso prezzo, sempre almeno 70, con il suo pantalone abbinato. E queste quindi sono due. Poi cosa ho comprato? Allora, ho comprato dei pantaloni vari di tuta sciolti, ho comprato questi qua fatti così, sempre ripeto in vista del fatto comunque asilo, ma anche non asilo, e questi qua erano scontati al 50, ma perché mai le va? C'era lo scontrino, c'era l'etichetta con tutti i prezzi già saldati, vabbè, comunque questo qua era scontato al 50, quindi ci vuole poco. 9,99 euro, l'ho pagato intorno ai 5 euro, quindi anche questo qua me lo sono presa subito. Io per Justin, da Original Marines, uso a 3 anni, ma io uso la taglia 30-36, perché Original Marines veste molto grande, quindi altezza 98 cm, ma la 3-4 anni in realtà mi ha detto la commessa che ha la stessa altezza, però è molto più largo, essendo che già lui non ha mangione, quindi diciamo che è in linea mio figlio, purtroppo io vorrei che mangiasse come un maialino, invece no. E quindi la 30-36 gli veste benissimo, perché di lunghezza ci siamo e anche come vita, diciamo, la veste bene. Quindi ho preso questo pantalone così in bluette, ho preso un altro pantalone sempre di tuta così con la scrittina in fondo e c'è anche la scrittina dietro nel sederino. E questa anche, oh, qua c'ho i prezzi, comunque l'ho pagata al 50, veniva a 9,99 euro, quindi l'ho pagata sui 5 euro. E anche questo ok. Ancora pantaloni, perché non è che c'era più tanta roba, comunque ovviamente la gente va inizio saldi, noi ci siamo ridotti ieri e vabbè, abbiamo trovato quello che abbiamo trovato, ma va già bene così. Un altro pantalone di tuta semplicissimo grigio, fatto tutto così con, come si chiama questa trama, non mi viene, vabbè, comunque c'ha tutte le righette, non so se si vede, semplicissimo. Io tutti i pantaloni della tuta per Justin li prendo con l'elastichino in fondo perché mi trovo meglio, perché poi se no gli va, non mi piace come cadono quelli senza, e soprattutto sto sempre attenta che ci sia l'elastico ma il gancetto anche in vita, proprio perché appunto essendo magrolino, almeno se ho bisogno di stringere riesco a regolarmelo. E questo qua l'ho preso sempre a 5 euro, costava 9,99 al 50, sempre 5 euro. Altro pantalone, questo qui
qui, carino, mimetico, che ha il tascone qua davanti, un po' come i grandi, e poi ha il cavallo basso, non so se si vede, è fatto un pochino diverso, fatto così mimetico, e anche lui era scontato al 50, l'ho pagato invece che 12,99, quindi intorno ai 6 euro, però mi piaceva così mimetico, era carino, mi piace un sacco la qualità di Original Marines, il cotone di Original Marines, mi piace davvero tanto. Altro pantalone, sempre pantaloni, preso una marea, ma perché c'era sta roba, ho preso quello che c'era, ripeto. Questo qua che però purtroppo devo andarla a cambiare perché gliel'ho già provato e non va bene. Allora, questo è fatto così, tra l'altro mi piaceva, aveva la scrittina così lunga sulla gamba, però cosa ho fatto? Ho sbagliato perché eravamo senza Justin, quindi non gli ho provato niente, ho preso il 3-4 anni sulla base del fatto che appunto era sempre come il 30-36, come mi ha detto la commessa, sempre 98 cm. Però non va bene perché gli stanno larghissimi di vita, nonostante ci sia l'accetto, proprio glielo messi, gli sono caduti, quindi no, perché subito ho detto boh, vabbè, li tengo lì, poi prima o poi gli stanno, però no, tanto poi, cioè gli stanno proprio tanto larghi, quindi ho detto vabbè, mal che vada, se mi serve altra roba la prendo poi con i saldi di gennaio comunque. Quindi questi qua purtroppo li andrò a restituire, ma comunque l'avevo pagati, boh, perché mi ha staccato anche il prezzo, vabbè, comunque erano tutti intorno ai 5 euro, una cosa del genere, ma ripeto, questi qua purtroppo li devo andare a restituire. E anche questi qua, che era un paio di jeans, fatto così, con la taschina dietro. Io di solito i jeans a Justin non prendo quelli rigidi, diciamo fatto proprio a jeans col bottoncino, perché secondo me per un bambino è estremamente scomodo. Gli prendo i jeans fatti a tuta, che comunque se abbinati bene sono carinissimi, sembra un jeans, ma ha la comodità della tuta. Questo qua appunto mi era piaciuto perché era leggerino, ho detto vabbè, per settembre va bene, ma in realtà è proprio enorme. Nonostante questo invece sia un 30-36, però boh, si vede che a differenza della tuta è proprio fatto in modo diverso, gli sta veramente veramente enorme. Peccato perché l'avevo pagato anche questo 7 euro invece che 14,99, ma devo andare subito domani a restituire il tutto. Poi ho comprato per la sua felicità la maglietta di Capitan America, perché ora è in fissa con tutti questi personaggi, Spider-Man di qua di là, e c'era questa maglietta appena alla vista, non se la voleva più levare stamattina, però io ho detto fa caldo Justin, la mettiamo poi, e l'ho pagata, allora questa era scontata al 70, quindi invece che 15 euro l'ho pagata, boh, non sono brava in matematica, costava 14,99, quindi 7 sarebbe la metà, insomma poco meno, to sui 5 euro, però mi piaceva, cioè, oddio, mi piaceva tantissimo, veramente sapevo che sarebbe piaciuta a lui, fatta così con tutte le stelline. Ancora, questo è uno dei miei pezzi preferiti, questa bellissima felpa gialla, dovete sapere che mio figlio è un cioccolatino, è scurissimo, quindi a lui il giallo sta benissimo, ed è fatta così, mi piace tantissimo, perché c'è anche la scritta così sulla mano, sulla manica, anche da questa parte, fatta così, poi io, non so, mi piaceva un sacco, mi piaceva tantissimo, io l'ho provata, gli va bene. Questa qua l'ho pagata invece che 14,99, 7 euro, perché era scontata al 50, e questa qui invece è la taglia 3-4 anni, io l'ho provata, gli è leggermente un po' più lunga di maniche, ma ci faccio un risvoltino, comunque la uso bella, questa non la restituisco a morire, anche perché comunque di felpa gli andava bene, è proprio il pantalone che era una questione di vita che insomma che gli scendeva, quindi questa qua bellissima. Poi, sì ragazzi, ve l'avevo detto che avevo svaligiato, ho preso questa qua che mi piace da morire, questa polo, con il collettino tutto di jeans, troppo 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 carina, e questa l'ho pagata, questa veniva un po' di più perché è molto rifinita, è proprio una maglietta tanto rifinita, con il colletto tutto in jeans, tutta insomma cuciture, molto rifinita, costava 24,99 euro, l'ho pagata alla metà, quindi sui 12 euro, però mi piaceva troppo, una di quelle magliette un pochino più particolari, che magari appunto non gli metto per andare all'asilo a giocare ai giardini, ma quando magari facciamo un'uscita o così, o il pomeriggio, la sera, questa qua mi piace un sacco, con un bel jeans sotto. Penultimo acquisto, quest'altra, ma non è né una maglia né una felpa, è un incrocio, nel senso che non è né leggera come una maglia né pesante come una felpa, fatta così, mi piaceva tantissimo, con questa banda, è molto semplice però mi piaceva un sacco, e questa qua l'ho pagata al 50, 10 euro invece che 20, però ripeto, è un po' più una felpa, no, una maglia non è, è una felpa ma
proprio leggera, 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 che mi è piaciuta tantissimo. E all'ultimo ho tenuto il pezzo forte perché ce ne siamo innamorati, quindi l'abbiamo preso, anche perché comunque poi appunto ci sarà bisogno di una giacchetta in vista di, oddio, settembre secondo me siamo ore ragazze, facciamo ottobre se non dopo, e abbiamo preso questa bellissima giacchetta. Cioè ragazzi, se avessi una femmina sarebbe una tragedia, perché se già col maschio impazzisco così non so cosa farei con una femmina. Comunque ho preso questa giacchettina troppo carina, che ha l'elastico qua, l'elastico nelle maniche, io anche cerco sempre gli elastici nelle maniche, così almeno se gli sta un pochino più lunga faccio un risvoltino, la sfrutto un po' di più, e vabbè in questo caso gli sta dalle maniche, carina, mi piace perché non ha il cappuccio, mi piace perché ha questo collo un po' stile coreana, ha la cernierina così, c'era anche il rosso ma il blu lo vino di più, e dentro è fatta tutta così, tipo trattata, non so come spiegarla, però proprio è adatta per la stagione, ottobre, anche novembre, cioè bisogna poi vedere qua com'è il clima, però o la metto semplicemente con una magliettina così sotto e ci metto questa magari quando iniziano i primi freddi, o se no poi anche sotto con una felpa, gli stava benissimo, mi piaceva un sacco, e anche questa era un affare perché l'ho pagata invece che 44,90€, l'ho pagata 22€ per una giacchetta così rifinita, così fatta bene, bella pesantina, e poi comunque mi piaceva un sacco, secondo me ci stava. Quindi niente, questi erano i miei acquisti che ho fatto con i saldi per Justin, di lei che per lui ho dato, anche se poi andrò comunque a fare un giretto magari per le tute, proprio quelle da poco, diciamo per l'asilo, che almeno se si rovinano non ce ne frega niente. E niente, video è finito, spero di averti tenuto compagnia, spero che il video ti sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, ricordati di lasciarmi un pollice in su e iscriviti al canale, ciao!